delineare gli scenari offerti dall'attivazione della ZES Abruzzo e far conoscere le opportunità di investimento nelle zone economiche speciali. I temi al centro di un incontro pubblico promosso dal Comune di Manoppello in sinergia con la struttura del commissario straordinario del governo della zona economica speciale della Regione Abruzzo, Mauro Miccio. Abbiamo grande interesse da parte delle imprese. Oggi è un ulteriore appuntamento che stiamo facendo, come ieri eravamo a San Salvo. Oggi siamo a Manoppello, domani abbiamo una conference call fatta da Infocamere con tutte le aziende teoricamente italiane. Abbiamo nel frattempo fatto partire le infrastrutture a sostegno, quindi tutte le procedure sono partite. Abbiamo i tempi del PNRR molto stretti e su questo siamo sereni, perché abbiamo addirittura, come prima ZES in Italia, avuto gli acconti dal Ministero delle Infrastrutture per poter fare le opere. Quindi per quello che ci riguarda siamo molto sul pezzo. È chiaro che non basta mai, perché tutte le volte che incontro aziende vengono fuori domande e quant'altro. Tema imprescindibile è la grande collaborazione istituzionale. Quindi significa che l'economia può ripartire, quindi il rischio di recessione può essere aiutato da questi investimenti che i privati e lo Stato faranno nelle zone economiche speciali dell'Abruzzo. I fondi per quanto riguarda le aree private sono credito d'imposta, come sapete, differenziato a seconda della dimensione dell'azienda, piccola, media o grande, mentre gli investimenti sono 50 milioni, di cui 40 nella zona del Chietino e 10 proprio qui a Manoppello, che riguardano l'Interporto. E proprio dell'Interporto d'Abruzzo parla il direttore Mosè Renzi. È importante per le aziende e quindi anche per l'attrattività delle zone ZES inserirsi funzionalmente nelle logiche dell'economia globale. Direi che praticamente quindi poter contare su una dotazione logistica ferroviaria, autostradale, stradale e quant'altro efficiente ed efficace è di fondamentale importanza. L'assessore comunale di Manoppello Giulia De Lelli spiega il motivo di questo incontro. Manoppello è largamente interessata dal discorso ZES, così come i comuni di Castiglione, Alanno e Scafa, che ovviamente abbiamo coinvolto in questo incontro a Manoppello. Si tratta tra i vari comuni di oltre 400 particelle di terreno interessate, dove ci sono aziende che insistono sul territorio da anni e poi magari ci sono terreni ancora vuoti, ma che hanno bisogno di trovare una destinazione, e forse l'incontro di stamattina ci può dare qualche risposta e qualche suggerimento.